Salve a tutti e ben ritrovati a Chiasso News. Giovedì 25 giugno per la rassegna Cinestate, promossa da Spazio Lampo, in collaborazione e con il sostegno del Comune di Chiasso, nel piazzale del Palapens verrà proiettato uno dei primi capolavori di Steven Spielberg, E.T. Vediamo il trailer. In questo quartiere silenzioso, in questa strada tranquilla, sta per svelarsi un mistero. E un'avventura sta per cominciare. Un'altra volta. Io lo tengo con me. A marzo 2002, il capolavoro di Steven Spielberg ritorna nei cinema di tutto il mondo. Che cosa sta facendo? E.T. telefono casa. E.T. telefono casa. Come non lo avete mai visto. Con effetti speciali potenziati. Scene mai viste prima. E una colonna sonora digitale rimasterizzata. La prossima primavera fate questo viaggio. Dai, che cavolo aspetti? Muoviti! E proverete una grande emozione. Perché E.T. tornerà a casa sul grande schermo affinché una nuova generazione scopra ciò che noi non potremo mai dimenticare. Steven Spielberg presenta il 20° anniversario di E.T., l'extraterrestre. Io sarò sempre qui. Sabato 27 giugno continua anche la rassegna teatrale estiva Open Air 2020 allo spazio Amphitheatrum allestito davanti al Cinema Teatro di Chiasso. Dominerà la scena Francesca Reggiani. Ce ne parla il direttore del Cinema Teatro Armando Calvia. Doc, donne di origine controllata con Francesca Reggiani, degna allieva, forse una delle migliori allieve di Gigi Proietti, che esordisce da giovane in programmi televisivi, fiction, televisione, cinema, al fianco di altre attrici riconosciute interpreti del piccolo schermo come Serena Dandini, Aldo Parietti. Sarà da noi con un monologo, ma che porterà in scena invece tante figure femminili. Sono quelle che negli ultimi anni lei ha, in modo così ironico, portato sulla scena e così un po' giocato con loro. Bisogna dire che questo spettacolo offre un manuale un po' di sopravvivenza a quello che è un mondo così come quello di oggi, abbastanza caotico, un mondo nel quale sono cadute molte certezze, no? Come non so, il posto fisso, addirittura come questi luoghi, il Porto Franco, piuttosto che una strada sicura. E la Reggiani ci porterà dentro queste trame per farci scoprire in chiave ironica e per farci vedere il mondo attraverso la satira, perché giustamente dice: in un mondo come quello di oggi possiamo piangersi addosso oppure fare della buona satira, e sicuramente quella che noi vedremo a Chiasso il 27 di giugno. Signore e signori, sicuramente, indubbiamente, buonasera. L'illuminismo, il romanticismo, il femminismo, oggi c'è il tronismo. E adesso passiamo a una storia che ci sta molto a cuore, a me, a noi come redazione, avendo l'hai visto, a voi da casa. Cos'è? È un movimento giovanile fatto di ragazzi e ragazze
veri che si confrontano su temi seri. Nicolà, io lo amo moltissimo. E il cerume spalmato dentro le orecchie. Io vi ruberò soltanto qualche istante. Vogliamo la verità. Una grande storia d'amore e lo avrei amato anche se lui avesse fatto l'operaio, lo spazzino. Alla fine, se il mondo è cattivo, meglio così. Dice sul serio? No. Se trovate nostro figlio, non ce lo rimandate a casa. Che poi, per carità, con tutto quel che va rubato finora, fosse quello il problema. Ripartiamo e sosteniamo il commercio locale, tutti insieme per un Ticino più forte. Lunedì 29 giugno, Santi Pietro e Paolo, i negozi saranno aperti dalle 10 alle 18. Vi ricordiamo anche che proprio lunedì 29 giugno, in occasione della festività di San Pietro e Paolo, Chiasso TV manderà in onda l'ultima diretta delle messe festive. Per questa edizione è tutto, a ben rivederci alla prossima edizione di Chiasso News.